Ciao a tutti ragazzi, rieccoci per una ricetta super veloce e super facile stasera, un contorno. Gli spinaci in padella. Ecco gli ingredienti. Spinaci e un riccioletto di burro. Dopo andiamo ad aggiungere un pizzico di sale. Una ricetta più semplice di questa, veramente un po' imbarazzante. Accendiamo una bella fiamma alta. Mettiamo sopra la nostra pentola, ci mettiamo un giretto piccolo piccolo di olio di semi, aggiungiamo il nostro riccioletto di burro, guardate per la quantità di spinaci quanto burro, saranno 15 grammi. Ok, lo aiutiamo ad andare sotto, aggiungiamo un pizzichino di sale fino. E copriamo. Sentito, spinaci freschissimi, li ho raccolti dietro casa mia. Oggi pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata. Sono un po' bruttini, ma sicuramente non c'è né veleno né niente. Un fasso bellissimo qua dietro. Copro e lascio andare per il tempo che serve. Dopo circa 2 minuti, ragazzi, vedete, io non li ho proprio mossi, ci ho soltanto messo il coperchio. Gli vado a dare la prima girata dopo 2 minuti. E quelli sotto non saltano, sono quelli sotto già si sono fatti scuri. Allora io continuo a cuocerli senza rimettere il coperchio, di modo che dopo mi si riassorbe questa acquetta che vedete sotto, che è saporita, però è brutta da vedersi. Sono freschi di giornata, si ammorbidiscono veramente molto in fretta. E comunque ragazzi, ecco, vedete, sono pronti. Io faccio solo ricette molto semplici. Per un motivo, perché non mi piace andare a coprire il sapore degli ingredienti, quando uno soprattutto ha prodotti di questa qualità, di questa freschezza, andarci a fare il soffritto di cipolla, metterci la patata lessa e un po' di guancialetto, sì, viene più buono, però quando uno ha un prodotto di supermercato, secondo me, deve andargli a dare un po' di gusto. Questi ragazzi vi assicuro che senza averci messo niente, soltanto quel riccioletto di burro, perché con gli spinaci va a levare con il loro gusto di terra, è veramente una meraviglia. E più che esaltare il sapore della natura, dei prodotti che ci offre madre natura, meglio di così non si può fare. Comunque, anche i nostri spinaci sono pronti, vanno bene. Io stasera li accompagno con una spigola al forno con una crema di verdure. Ma poi si può servire qualsiasi cosa, da una salsiccia alla brace a una bistecca di manzo o una bracioletta di maiale al vino bianco, qualsiasi cosa, è veramente un contorno che sta bene con tutto. Ragazzi, alla prossima video ricetta, buon appetito come al solito.